Pace cari fratelli, ben ritrovati insieme all'appuntamento con il messaggio meraviglioso della parola di Dio. Oggi 26 aprile, non so da voi, ma è una splendida serata, bellissima, un cielo serenissimo. C'è stata una giornata di solo di sole meravigliosa che ha accompagnato la nostra eh, giornata, le nostre ore durante questo pomeriggio. E adesso siamo qui per celebrare il nome del Signore, siamo qui per meditare il meraviglioso messaggio della parola di Dio. Bentrovati, ben trovati, ehm, ben ben ritrovati a questo appuntamento che il Signore possa eh, benedire la vostra e la nostra vita con l'unzione di Dio, con l'olio dello Spirito Santo, con le migliori ricchezze che vengono dal cielo. E stasera abbiamo eh, con tutto il cuore la possibilità di meditare su un brano della scrittura tratto dal Libro degli Atti degli Apostoli, dove ehm, succede un fatto miracoloso, un fatto importante, dove succede qualcosa che noi desideriamo che accada anche alla chiesa di oggi, nelle chiese di oggi. Leggiamo insieme nel capitolo 13 del libro degli atti degli apostoli, leggiamo insieme i primi tre versi. Dio ci benedica. Dopo, subito dopo la lettura eh, faremo una preghiera al Signore e chiederemo la guida su chi parla, ma chiederemo anche... La guida e l'unzione su chi ascolta. Dio ci benedica. Nella chiesa che era ad Antiochia c'erano profeti e dottori. Barnaba, Simeone detto Niger, Lucio di Cirene, Mannaem, amico d'infanzia di Erode il tetrarca e Saulo. Mentre celebravano il culto al Signore e digiunavano, lo Spirito Santo disse mettetemi da parte Barnaba e Saulo per l'opera alla quale li ho chiamati. Allora, dopo aver digiunato, pregato e imposto loro le mani, li lasciarono partire. Gloria a Dio. Preghiamo insieme il Signore. Signore, ti ringraziamo con tutto il nostro cuore, ti chiediamo di benedire quest'ora in maniera particolare, mentre ascoltiamo la tua parola, mentre viene predicata la tua parola. Ti preghiamo con tutto il nostro cuore per coloro che mentre ci ascoltano stanno soffrendo perché presi da qualche infermità, da qualche malattia. Signore, ti preghiamo affinché mentre la parola viene predicata questi ammalati siano guariti nel nome di Gesù. Noi abbiamo questa ferma fiducia. Che la predicazione della parola porta guarigione, quindi per questi ammalati, per questi infermi, ti preghiamo, guariscili, che stasera alla fine di questa trasmissione, di questo servizio spirituale, possano ritrovarsi eh, guariti per poter ringraziare il Signore. Ti preghiamo anche per quelle anime che sono oppresse magari da legami spirituali. Signore, che la tua parola stasera spezzi questi legami, che la tua parola spezzi le catene. Se ci sono alcuni che sono ancora presi, posseduti da vizi, da dipendenze, Signore, manifesta la potenza della tua parola. Sulla loro vita affinché il nome di Gesù sia esaltato, sia glorificato. E poi, Signore, vogliamo pregarti anche per i poveri, per coloro che sono nella difficoltà, che sono eh, nella prova materiale. Provvedi, fa che stasera la tua parola possa essere anche una risposta per i loro bisogni te lo chiedo con tutto il mio cuore, nel nome di Gesù il Benedetto in Eterno. Amen. Cari fratelli, stasera, come avete visto dalla locandina, eh, eh, ho, voi, ho voluto appositamente darvi indicazione di un tema davvero importante che, più che essere un tema è necessario, più che essere un tema è la necessità della Chiesa del Signore. E il titolo di questa locandina, che avete visto su questa locandina, è Se lo Spirito parla e credo, avverto spiritualmente, che diversi di quelli che ci stanno seguendo sanno che oggi più che mai, veramente da sempre, ma oggi più che mai si avverte la necessità di far parlare lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo non solo nella nostra vita, ma anche nella vita delle chiese nell'adunanza quando la chiesa si riunisce, quando la chiesa vive il suo culto, quando la chiesa offre il suo culto a Dio, lo Spirito Santo deve parlare. E questo non è impossibile, non è utopia, perché la chiesa è di Gesù Cristo e nella Chiesa il Signore ha messo lo Spirito Santo, alla Chiesa il Signore ha dato lo Spirito Santo, nelle pietre che compongono la Chiesa, nelle pietre viventi, il Signore ha messo il suo Spirito, ha messo lo Spirito Santo. E stasera vogliamo prendere esempio da un episodio che troviamo nel libro degli atti, un episodio che narra di un culto che si è celebrato nella chiesa di Antiochia, nella chiesa di Antiochia dove erano presenti diversi credenti che avevano Ricevuto un ministero, che avevano ricevuto dei doni da Dio, e questo mi porta uh, a realizzare la generosità di Dio verso la sua Chiesa, la generosità di Dio verso il suo popolo, una generosità che manifesta la ricchezza di Dio nella sua chiesa. Chiesa, nella Chiesa del Signore. Credo che tutti noi avremmo voluto magari eh, sapere il nome del pastore di Antiochia, eh, magari degli anziani anche della Chiesa di Antiochia, ma nel raccontarci questo culto non viene fuori chi presiede, non viene fuori chi predica, ma vengono messi in evidenza altri ministeri, ministeri di profeti e ministeri di dottori. E tra questi profeti e tra questi dottori della parola eh, del Signore Uh, vengono citati alcuni, Barnaba, Simeone, detto Niger, probabilmente era questo Simeone di origine africana, Lucio di Cirene e poi viene citato anche un altro uomo, Mannaem, che era amico di infanzia di Erode, il tetrarca, pensate un po', tra questi ministri di Dio, tra questi bellissimi ministeri, c'è addirittura uno che aveva conosciuto Erode da vicino, quando erano ragazzi, forse adolescenti. Che cose strane, vero? Erode, sappiamo la fine che fa, invece Mannaem, che per un tempo ha eh, giocato con Erode, è cresciuto con Erode, forse avrà studiato anche con Erode, invece lo ritroviamo come uno dei membri più attivi dell'opera di Dio, un uomo che Dio aveva cambiato la sua vita e che adesso compare, certo ricordato come un amico di Erode, ma compare tra i dottori e i profeti, compare tra gli uomini di Dio che posseggono la parola di Dio e che sono diventati strumenti, in questo caso, per la Chiesa di Antiochia. E poi compare Saulo, che conosciamo benissimo da vicino, molto più di quanto possiamo conoscere gli altri. Saulo, il nostro apostolo Paolo, che in questo momento si trova ad Antiochia, si trova a partecipare alle riunioni di Antiochia. Insieme con questi vengono menzionati tra dottori e profeti. E questo ci dice che l'opera di Dio è un'opera ricca, è un'opera brillante, è un'opera che luccica, è un'opera meravigliosa, è un'opera che non è condotta da personalismi, da individualisti, è un'opera condotta da più ministeri, che l'opera di Dio è fatta di diversi uomini, più avanti vedremo anche delle donne, soprattutto attraverso l'espressione del diaconato, attraverso l'espressione dell'accoglienza, del servizio, queste qui le vedremo menzionate particolarmente nelle lettere dell'apostolo Paolo. L'opera di Dio è un'opera meravigliosa, larga, profonda. Lo stesso apostolo Paolo eh, scrivendo ai suoi lettori dirà "Vedete se siete in grado di abbracciare con tutti i santi qual è la larghezza, la lunghezza, la profondità della parola di Dio, quindi dell'amore di Dio". Quindi Uh, e eh, innanzitutto questo il messaggio o meglio il primo messaggio che viene da questa lettura la chiesa è ricca la chiesa è ricca non di pietre e basta ma di pietre preziose ogni credente è davanti a Dio una pietra preziosa Davanti a Dio è una pietra importante sulla quale Dio desidera costruire l'opera sua. Siamo pietre viventi, ma siamo anche pietre che hanno ricevuto da Dio sicuramente equipaggiamento per poter essere utili nel campo di Dio. Non esiste e non c'è un salvato che non abbia ricevuto da Dio almeno un talento da poter mettere a disposizione del suo regno, dell'opera sua. Dire che non hai ricevuto nulla è peccato. Quando tu dici che non hai nulla da dare a Dio, che non hai ricevuto nulla e magari pensi che tutti gli altri hanno ricevuto, tranne che tu, non è umiltà, è peccato questo, perché dichiarare di non aver ricevuto nulla significa dichiarare che Dio è bugiardo, perché Dio è un donatore allegro e non si è dimenticato di nessuno di quelli che sono stati salvati. A ognuno di loro Dio ha dato la grazia non solo di essere salvati, ma di essere utili per il regno di Dio. E stasera noi celebriamo virtualmente, simbolicamente, un culto ad Antiochia. È come se entrassimo. In questo locale, in questa chiesa, o in questa casa grande dove eh, i credenti di Antiochia stanno celebrando il Signore, dove entriamo, salutiamo i credenti e ascoltiamo la predicazione dell'Evangelo, offriamo a Dio la nostra preghiera, la nostra lode. E in questo caso ad Antiochia si digiunava anche. Non possiamo sapere quali erano i motivi che avevano indotto la chiesa di Antiochia a digiunare, se c'erano dei problemi, se c'erano difficoltà, se c'erano risposte da ricevere, eh, se c'erano magari dei legami che si dovevano spezzare, se la chiesa si trovava in difficoltà oppure magari era una loro consuetudine celebrare il Signore con la lode, il culto e anche con il digiuno. E quindi immaginate di stare in questa chiesa, eh, probabilmente una chiesa fatta di diversi credenti dove quelli che vi ho prima citato, hanno ricevuto il ministero da parte di Dio per condurre questa Chiesa, la Chiesa di Antiochia. E io stasera vorrei che tu ti rendessi conto della possibilità che hai di chiedere a Dio di usarsi di te per la sua gloria. Anche se nel tuo cuore si affaccia il desiderio di servire il Signore attraverso anche un ministero, prega il Signore che ti scelga come uno dei suoi tanti operai nel suo campo. Il Signore vuole spingere operai. Viviamo in un tempo dove Molti sono chiamati ma non tutti rispondono, alcuni si stanno prendendo addirittura la responsabilità di dire no alla chiamata di Dio, alla spinta che lo Spirito Santo sta dando ad alcuni affinché si tuffino nel servizio del Signore. Un po' come Giona, se vi ricordate, una chiamata che per un certo tempo fu disattesa senza un no diretto. Quando Giona fu chiamato, Giona non disse no, non ci voglio andare. Fece silenzio, ma il no lo vediamo dai suoi atteggiamenti. E alcuni che vengono chiamati dal Signore, magari non dicono no. Sentono la chiamata, sentono che Dio sta mettendo qualcosa nella loro vita, avvertono la pressione divina del suo amore nella loro vita non riescono a dire sì, Signore, eccomi. Magari non vogliono dire neppure no, perché sanno che sarebbe un grosso problema dire addio no e continuano a vivere la loro vita nel loro silenzio. Però manifestando con gli atti, manifestando con le loro azioni un no verso la chiamata di Dio, perché distratti, presi da tante cose, perché alla ricerca di altre cose, temono di approfondire il disegno di Dio nella loro vita, perché sanno che poi il Signore si prende gli spazi sanno che poi il Signore chiederà loro di togliere alcune cose a cui sono ancora legati sanno che il Signore manifesterà eh, il Suo Spirito eh, nella loro vita alcuni letteralmente temono che il Signore possa prendersi tutta la loro vita eh, io per esperienza ti dico di non temere, di non aver paura. Se senti la chiamata da parte di Dio, approfondisci, approfondisci questa chiamata eh, con la preghiera, lasciati attirare da Gesù, non distrarti appositamente, lascia che il Signore ti mostri il disegno benevolo e meraviglioso che lui ha preparato per la tua vita. Quindi ad Antiochia si celebra un culto, non so quanto tempo questo culto eh, sia durato, sicuramente non credo che ci sia stata una funzione limitata a qualche minuto, a qualche oretta, temo che per diverso tempo sono stati nella presenza di Dio, forse hanno passato anche per l'orario del pranzo, si sono messi davanti al Signore con tutto il cuore e con tutta l'anima. Hanno cantato, hanno adorato, hanno lodato, hanno probabilmente interceduto, supplicato, probabilmente c'è stata anche la predicazione, probabilmente anche il ringraziamento e poi ad un certo punto lo Spirito Santo prende il possesso della Chiesa di Antiochia, o meglio, prende il possesso della riunione che si sta celebrando ad Antiochia ed interviene con la sua presenza, interviene con la sua parola. Sentite bene, mentre celebravano il culto del Signore e digiunavano, lo Spirito Santo disse. La seconda cosa... Che voglio farvi notare cari fratelli oltre al fatto che la chiesa è ricca di ministeri è che questa chiesa non stava celebrando il culto mi seguite non stava celebrando un culto non stava celebrando il culto ma stava celebrando il culto del Signore. Questa è la differenza che permette allo Spirito Santo di entrare con libertà in questa riunione e di parlare all'assemblea. Il culto del Signore, il culto che noi celebriamo. Deve essere il culto del Signore. Seguitemi attentamente. Non celebravano il culto al Signore, ma celebravano il culto del Signore. Non era un culto che stavano offrendo a Dio, ma era un culto che con Dio stavano offrendo. Quanto è importante? La presenza di Dio nelle nostre riunioni, nei nostri culti, quanto è necessaria la partecipazione di Dio nelle nostre assemblee. Il Signore non è un destinatario delle nostre riunioni, è uno che partecipa alle nostre riunioni. La sua presenza è nelle nostre riunioni e la sua presenza che dà significato alle nostre riunioni. È la sua presenza che dà qualità alle nostre riunioni. Quindi qui si celebrava il culto del Signore, non era il culto di Paolo, non era il culto di Barnaba, non era il culto di Simeone detto Niger o di Lucio di Cirene, né di Mannaem, amico di Erode. Il culto era del Signore e questo culto del Signore era celebrato con tutta la Chiesa. I nostri culti non devono essere il culto del pastore o il culto dei musicisti o il culto del predicatore speciale, invitato, troppi onori a volte diamo e troppi onori a volte ci prendiamo anche. Il culto è del Signore. Quante volte ci siamo persi anche in, in un modo eh, anche di parlare un po' fuori luogo. Chi lo fa il culto? Vado ad ascoltare il culto. No? Chi ha fatto il culto domenica mattina? Chi c'era al culto? Questo modo di fare che in qualche modo, questo modo di parlare, poi va bene, è anche un'abitudine, dobbiamo riconoscere che è un'abitudine. Non sempre eh, ci sono dei sentimenti sbagliati, magari è un'abitudine, ma noi vogliamo che il Signore corregga anche le cattive abitudini. Il culto è il culto del Signore e se vogliamo vedere la potenza di Dio che si manifesta in mezzo a noi, dobbiamo ritornare a celebrare il culto del Signore. Non il culto degli uomini, non il culto di ospiti importanti, non il culto chissà di cosa o di chi. Dobbiamo stare attenti a non indirizzare inconsapevolmente la nostra lode verso uomini, la nostra lode verso le nostre capacità. Il culto deve essere del Signore. Eh, molti anni fa eh, mi ritrovai ad eh, essere... Invitato in una uh, nazione, in Germania, parlo di tanti anni fa. E quando ricevetti questo invito a partecipare a, questo, a queste riunioni speciali, uh, all'inizio non fui così contento di accettare questo invito. Purtroppo. Uh, avevo uh, ancora dei limiti nella mia vita forse anche dei limiti culturali preconcetti il fatto che mi avessero invitato a predicare in Germania ero fatto, era il mio primo viaggio in questa nazione mi ero fatto l'idea che la Germania fosse una nazione fredda e quindi che i credenti fossero freddi, che il pastore fosse freddo, che la chiesa fosse fredda. E quindi, subito dopo la telefonata, dopo che avevo dato la mia disponibilità eh, ad andare, ci rimasi un po' male, dissi: Perché ho dato la mia disponibilità? Perché ho detto sì. E vissi fino al momento. Di, del giorno che arrivava fino al momento che arrivasse questo appuntamento lo vissi male quasi con la tentazione di disdire perché non sentivo nella mia mente il diavolo aveva costruito dei preconcetti aveva messo degli sbarramenti spirituali uh, vivevo un momento molto bello nella chiesa di lodi, eh, di fervore, c'erano tanti che, giovani che stavano eh, nascendo di nuovo, molti venivano battezzati nello Spirito Santo e diversi erano anche degli iniziati al ministero attraverso eh, l'apertura di missioni, stazioni evangelistiche che poi nel tempo sono diventate delle chiese e loro sono diventati anche dei pastori, dei missionari. E così sono partito con tristezza. È arrivato questo giorno, per correttezza, non vi dico qual era la città, qual era la chiesa eh, nel pastore, eh, proprio perché eh, in questo momento eh, sono davanti a un pubblico. Uh, anche televisivo e quindi anche per privacy però vi racconto come andarono a finire queste cose uh, arrivai lì in Germania mi presentai al pastore il pastore mi fece un'ottima accoglienza fui ospitato a casa sua e poi all'indomani partimmo per un luogo che sarebbe stato un raduno campistico di campeggio dove circa 200-250 giovani avrebbero passato del tempo per cercare il Signore. Io fino a quel momento avevo grigiore nel cuore, avevo quest'ombra, stavo iniziando delle riunioni pensando eh, che poi sarebbero finite e sarei tornato a casa. Pensate come il diavolo può condizionare, pensate eh, come possiamo farci condizionare in queste situazioni anche noi, uomini di Dio, anche noi come servi del Signore. Se vi ricordate, anche Pietro si fece condizionare nonostante avesse visto una visione di eh, provenire dal cielo quando vide quegli animali impuri, disse io non ammazzerò e non mangerò, il Signore dovette insistere, se vi ricordate con Pietro, e si trattava lì della salvezza dei gentili, del dono dello Spirito Santo che sarebbe sceso anche sui gentili. Quindi eh, riusciamo a farci condizionare nonostante abbiamo il cuore? verso il servizio del Signore, ma Dio porta avanti l'opera sua. E così mi ritrovai in questo campeggio, mi ritrovai in questo luogo, iniziarono le riunioni, io ero molto prevenuto pensando che i fratelli della Germania, i tedeschi, fossero molto molto freddi e invece subito dalla prima riunione notai che lo Spirito Santo era all'opera. Eh, per un certo tempo il pastore era riuscito a presiedere alla riunione ed io ero riuscito a predicare. Era iniziato il culto, la riunione alle otto di sera, era dopo cena e verso le 21.30, quasi verso le 22, avevo terminato di predicare, avevo fatto un appello e avevo iniziato a pregare per tutti questi ragazzi che avevano risposto all'appello, pensando che poi, verso le 22, verso le 22.30, si sarebbe concluso questa riunione, questo culto, che tutti saremmo andati a letto e che poi ci saremmo, Visti all'indomani. E invece questi giovani che erano lì davanti al palchetto, davanti al pulpito, iniziavano ad adorare il Signore e un velo celeste scendeva su questa adunanza, eh, al punto che né io né il pastore riuscivamo a chiudere questo culto, ci guardavamo. E uh, ognuno uh, voleva che l'altro chiudesse il culto, nessuno di noi aveva il coraggio di fermare perché poi fermare sarebbe significato frenare. E quindi lui guardava me e diceva: Concludi tu il culto, io guardavo lui e diceva: Concludilo tu il culto. E quando poi abbiamo preso coraggio, abbiamo iniziato a dire ai fratelli che stavano pregando, va bene fratelli, terminiamo la riunione, nessuno di loro ci sentiva, la lode iniziava a prendere una forma celeste, un fuoco iniziava a divampare in questa sala, nessuno di loro sentiva né la mia voce né la voce di chi presedeva, amen. La riunione è conclusa nulla, quindi ci siamo resi conto che l'orologio andava avanti, si erano fatte verso le 11 di sera, quando ad un certo punto il pastore mi ha detto, fratello, eh, vatti a riposare, eh, poi ci penso io per concludere questa riunione. E così ho fatto, ho lasciato la sala, sono andato nella mia stanza. Il tempo di arrivare nella stanza che ho sentito dei giovani correre verso la mia stanza, che camminavano nel corridoio per venirmi a chiamare e per dirmi che il Signore aveva battezzato una giovane nello Spirito Santo. E così poi sono sceso nella sala culto dove si trovavano i giovani e c'era un fuoco che stava divampando in questi ragazzi, in questi giovani e una di loro in particolare parlava in altre lingue ed era felicissima perché questa ragazza non aveva voglia di venire a questo incontro, si era trovata costretta dalle amicizie e adesso che si trovava lì aveva ricevuto non solo la salvezza ma anche il dono celeste e io sono rimasto impressionato. Dal fatto che lo Spirito Santo stesse prendendo posizione in quella riunione, in quel culto, quella sala non era in mano al pastore, non era in mano a me, ai conduttori, ma era in mano allo Spirito Santo. E così, dopo che ho pregato vicino a questa ragazza, eh, me ne sono andato di nuovo verso la camera mia per andarmi a riposare perché ci aspettavano tre giorni intensi di seminari, di studi, di culti e quindi era il primo giorno e mentre andavo nella sala, nella mia stanza per andare a dormire ancora altri giovani che corrono per il corridoio per venirmi a chiamare e per dirmi che il Signore stava battezzando altri nello Spirito Santo e che alcuni stavano venendo guariti nel corpo e così sono sceso. Bene Fratelli, voglio dirvi che la cosa è andata per tutta la notte avanti così: il culto del Signore è terminato alle 5 e un quarto del mattino. Precisamente, non dimenticherò mai alle 5 e 17 del mattino: che era stata battezzata un'altra anima quella notte. Circa 17 ragazzi furono battezzati nello Spirito Santo, alcuni furono guariti, altri eh, si aggiunsero durante la notte, lasciarono le loro case per raggiungere quella sala di culto per pregare perché Dio stava creando un movimento meraviglioso e non solo. Pensate un po', una chiesa che si era... Da pochi giorni divisa per motivi certamente carnali, in quella stessa notte i fratelli che si erano separati si riunirono e benedirono il nome del Signore. Quando il culto diventa il culto del Signore, e allora, fratelli, il tempo non conta più. I limiti cadono, i nostri caratteri vengono infiammati dalla potenza di Dio e il regno di Dio è anticipato in qualche modo, è come se entrassimo in uno spazio eterno e viviamo la benedizione della presenza del Signore. Mi preoccupa sapere, venire a conoscenza che alcuni addirittura eh, stanno dando delle regole chiamando ordine del culto un'ora, un'ora e un quarto, quasi come se lo Spirito Santo dovesse capire le nostre eh, eh, esigenze, le nostre eh, necessità, come se lo Spirito Santo eh, tutto quello che deve fare lo deve fare. In quell'ora, diciamocelo chiaramente, fratelli, quando accade questo è il nostro culto, non è il culto del Signore. Il culto del Signore può durare anche 5 minuti, 10 minuti, come può durare un'ora, un'ora e mezza, come può durare anche come quella sera, circa 9 ore, perché lo Spirito Santo di Dio quando interviene fa udire la sua voce, fa udire la sua forza, fa udire la sua magnificenza e la sua potenza, mentre celebravano il culto del Signore e digiunavano. Lo Spirito Santo disse: "Vi voglio far notare un terzo particolare e non vi terrò a lungo. Non vi preoccupate, ma il terzo particolare è questo. E lo Spirito Santo disse, non so se notate con quanta normalità lo Spirito Santo si muove in questa Chiesa. Non c'è un culto di risveglio che è stato organizzato. Quando c'è lo Spirito Santo, quando lo Spirito Santo ha in mano le nostre riunioni, e non c'è bisogno di chiamarli culti di risveglio. I culti di risveglio servono per chi dorme, i culti di risveglio servono per chi è assopito, per chi è come Giona eh, nella stanza della nave e dorme profondamente. Ma quando una Chiesa vive l'opera dello Spirito Santo, l'azione dello Spirito Santo ne gode eh, il beneficio, gode il beneficio della sua presenza e attende la sua manifestazione, non la teme, ma l'attende, l'aspetta, perché sa che in ogni riunione lo Spirito Santo lascia il suo segno. Lascia il suo segno in quelle riunioni, in quell'assemblea, in quei credenti. Lo Spirito Santo. Mm. Come è avvenuta questa voce? Cosa è successo? Beh, alcuni dicono probabilmente qualcuno ha profetizzato, altri dicono forse c'è stato un parlare in lingue e qualcun altro ha interpretato. Altri dicono forse c'è stata un, una predicazione profetica o forse c'è stato semplicemente eh, qualcuno che ha sentito da parte di Dio di dire questo. Eh, perché questo non viene fuori? Perché ciò che conta non è come è avvenuto. Ciò che conta è ciò che ha detto lo Spirito Santo troppe volte noi vogliamo far muovere lo Spirito Santo attraverso i canali che noi decidiamo e non attraverso i canali che decide il Signore e quando il Signore muove dei canali che magari non ci piacciono subito eh, siamo pronti a Mettere dubbio, a giudicare, a dire chissà ma non lo so, ha detto, chi lo sa, e spesso rattristiamo lo Spirito Santo di Dio, lo contristiamo, perché nel suo esercizio ministeriale, lo Spirito Santo, a volte trova dei limiti che proprio noi che gli siamo consacrati gli poniamo. Dobbiamo avere fiducia dello Spirito Santo che sta compiendo un'opera meravigliosa, un'opera gloriosa, un'opera eccellente. Mentre tu ti stai perdendo indietro ai difetti degli altri, io vedo l'opera di Dio avanzare. E mentre tu ti stai perdendo indietro alle chiacchiere che altri vogliono fare eh, insieme con te, sulla linea di Sambalat e Tobia ti stai perdendo il meglio e non ti rendi conto che a volte arrivi nella turbato, turbata, scocciata, priva di desiderio, mentre lo Spirito Santo vuole scendere con tutte le sue facoltà in un'assemblea dove manifestare la sua generosità. Che bello la chiesa di Antiochia, eh! Sentì la voce dello Spirito Santo. Che bello se le nostre adunanze quando finiscono il culto possono avere questo riconoscimento. I fratelli che tornano a casa e dicono, più che dire che bella predica ha fatto il pastore, dicono che bello quello che ci ha detto lo Spirito Santo. Non facciamo complimenti ai pastori, non li fate, non li fate né a me né a, né a nessuno. Fate i complimenti allo Spirito Santo quando parla. Facciamo i complimenti a Dio per la capacità che ha di trasmettere la Sua parola. A noi la vergogna, ma a Dio la gloria, in eterno e per sempre. Lo Spirito Santo in questa adunanza fa dei nomi. Dei nomi. Che chiarezza, lo Spirito Santo dice: ascoltate bene, non mettete da parte Saulo e Barnaba o Barnaba e Saulo, ma mettetemi da parte. Barnaba e Saulo sono la proprietà di Dio, tu non sei chiamato al servizio di un altro uomo. Sebbene Dio ci chieda di servire i nostri fratelli, ma la chiamata che hai ricevuto viene da Dio. È Dio che ti apparta, è Dio che ti chiama. Troppe volte si va in crisi perché non si hanno i riconoscimenti dovuti dagli uomini. E anche questo rischia di contristare lo Spirito Santo. A volte abbiamo bisogno quasi di titoli, per sentirci a nostro agio, per sentirci guidati, per sentirci spinti, afferrati. Noi non abbiamo bisogno di titoli, noi abbiamo bisogno della guida divina. I titoli lasciamoli agli uomini, lasciamoli al mondo. Noi abbiamo bisogno della guida divina che ci rende strumenti nelle mani di Dio, che ci rende strumenti efficaci nelle mani del Signore. Vengono fatti dei nomi, e vado alla conclusione, Barnaba e Saulo per l'opera alla quale li ho chiamati. Un altro particolare che viene fuori da questo culto. Dio sta chiamando due a uscire da questa comunità non a dividersi da questa comunità, ma sta chiamando questa Chiesa a investire su due che diventeranno missionari, apostoli, che dovranno viaggiare per l'opera del Signore. I credenti non sono nostri, non sono la proprietà nostra, anzi... Eh, Temo che a volte crediamo senza rendercene conto che sono la nostra proprietà. Negli anni mi sono reso conto quanto è meraviglioso che alcuni dei nostri fratelli, che sono cresciuti con noi, ad un certo punto lasciano anche il gregge nel quale sono cresciuti per essere investiti in altre opere per essere investiti in attività ministeriali. Non parlo di credenti che improvvisamente lasciano eh, la Chiesa perché così hanno voglia di fare, parlo di credenti che vengono chiamati da Dio e che la chiamata diventa un fattore pubblico, diventa qualcosa che la chiesa stesso recepisce. Lo Spirito Santo lo disse alla chiesa, non glielo disse nell'orecchio a Paolo e a Barnaba, non gli disse guardate che io vi ho chiamati per un'opera importante, ma non lo dite a nessuno, lo rivelo solo a voi. La chiamata divenne un atto pubblico in modo che sia il governo della chiesa di Antiochia, per così dire, il governo sia il pastore, sia gli anziani, sia i membri potessero capire che al loro interno c'erano dei membri del calibro di Bannabo e Paolo che stavano risultando utili a Dio per altre opere, opere che tra l'altro dovevano ancora nascere. Che Dio ci conceda di vedere tante chiamate nella chiesa che curiamo, nella chiesa che viviamo. Che Dio ci conceda di vedere ministri sorgere, ministeri venir fuori, eh, che Dio ci conceda di godere di questa ampia benedizione. Certo, noi vorremmo sempre stare con alcuni eh, fratelli con i quali poi ci siamo legati magari anche intimamente e magari vederli andare via per altre opere, per delle missioni in particolare, ci fa male al cuore no? e vorremmo trattenerli per noi, qualche volta ho sentito anche espressioni di questo genere, no? mi serve no? come se l'opera fosse nostra, mi serve, quando qualche volta ho parlato con qualche mio conservo ho detto c'è questo giovane. Mandatelo qui, in questa Chiesa c'è bisogno, uh, investiamo su di lui. No, veramente mi serve. E, e, I ministeri non devono servire a noi, devono servire all'opera di Dio e al regno di Dio. Sapere che dei giovani nascono di nuovo nella nostra Chiesa, vengono riempiti di Spirito Santo e poi Dio li prende per manifestare la sua gloria altrove, non è altro che realizzare un buon successo per la crescita della tua comunità, per la crescita della Chiesa a cui appartieni. E poi, quando investi per l'opera di Dio, Dio te ne aggiunge altri. Ho fatto questa esperienza, vedere numerosi, ma veramente numerosi, i ragazzi crescere tra le panche della chiesa, tra le file della chiesa e vederle diventare delle piante che hanno iniziato a mettere delle foglie e poi dei fiori e poi dei frutti. E oggi questi miei fratelli sono diventati degli alberi che portano frutto, eh, che mangiano altri credenti. È meraviglioso. Se li avessi tenuti nel nostro vivaio sarebbero rimaste delle piante in vasetti piccoli, ma toglierli dai nostri vasetti per piantarli in terreni più grandi significa dare ragione a Dio dell'opera sua. Fece dei nomi, e concludo, Barnabas e Saulo, che il Signore faccia dei nomi nelle nostre chiese. Per chiamare a sé altri operai perché no? Dello stesso calibro di Barnaba e Saulo. Si conclude così il culto. Dopo aver digiunato, pregato e imposto loro le mani, li lasciarono partire. Non basta pregare, bisogna anche imporre le mani su di loro. Cosa vuol dire imporre le mani? Oltre a, a un fatto tecnico, fisico, imporre le mani significa trasferire fiducia, trasferire sostegno, trasferire la chiamata. Imporre le mani su un giovane significa io credo che Dio ti aiuterà, che Dio ti sosterrà, io credo che Dio investirà sulla tua vita. Imposero loro le mani. E poi l'ultima, forse quella più difficile, li lasciarono partire. Chissà, dopo il grande lavoro missionario che hanno svolto lì a, sia Barnaba che Saulo, fondando numerose chiese, chissà ad Antiochia come hanno ricevuto le notizie, quanta gioia. Chissà quante volte avranno anche testimoniato, chissà quante volte si saranno tra di loro incoraggiati, dicendo: Avete visto? Abbiamo investito su due giovani e guardate quante chiese, guardate quanti credenti, guardate quanti nati di nuovo. Cari fratelli, grazie ancora per avermi ascoltato, grazie ancora per aver ascoltato la mia pazzia attraverso quello che Dio mi ha dato da darvi in Atti 13, nei primi tre versetti, che il Signore continui a manifestare la sua gloria nelle chiese, che le nostre chiese tornino a celebrare non il culto, ma il culto del Signore e che lo Spirito Santo si prenda l'assoluta libertà di intervenire in queste riunioni per darci la sua parola. Dio vi benedica.